Allora, io do innanzitutto il benvenuto anche al nostro relatore, l'architetto Balduzzi. L'architetto Balduzzi è curatore, è docente di diciamo, materie in ambito fotografico, è curatore appunto di diverse, è impegnato nel campo dell'arte pubblica e della fotografia. Oggi ci aiuterà un po', sì, anche a comprendere il lavoro del museo dove appunto insegna, dove opera, che è il Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo. È anche appunto docente di master e quindi siccome anche della fondazione negli ultimi anni tramite il progetto CHA che ha voluto offrire al suo pubblico numerose offerte dedicate alla fotografia. Ricordo qualche anno fa importanti collaborazioni con la Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e quindi volevamo anche un po' riprendere queste esperienze per poter offrire diciamo, anche al nostro pubblico ulteriori possibilità di conoscenza in ambito artistico. Quindi naturalmente lo ringrazio per la sua presenza, adesso ci darà appunto qualche indicazione della sua esperienza. Ecco, con questo obiettivo che il CHA è sempre aperto a collaborazioni e a voler sviluppare anche il suo network appunto di interventi e quindi in prospettiva vogliamo, come appena detto, vogliamo anche cercare di tornare in questo ambito cogliendo le opportunità che diciamo che il mercato culturale e artistico vorrà offrirci. Saluto il nostro direttore artistico, Lavo Massoni, che naturalmente conosce l'architetto Balduzzi, quindi poi se vorrà potrà fare qualche anche domanda, come naturalmente tutto il pubblico. Vi ringrazio innanzitutto e nuovamente per la vostra presenza e buon lavoro e grazie. Io inizio qui, devo. Si sente, funziona? Anche se sto così va bene. Vicino. Ecco, va bene. Allora, buonasera. Buonasera e grazie dell'invito. Appunto, io credo di poter già ricambiare quanto appena detto sul piacere, sull'importanza di incontrarsi, di dialogare e di collaborare. Vi racconto questa sera diciamo una parte della storia del Museo di Fotografia Contemporanea, che è l'unico museo pubblico in Italia dedicato alla fotografia. È un museo che ha 20 anni di storia, quindi diciamo per essere un'istituzione molto giovane, e però con una storia diciamo abbastanza consolidata, abbastanza importante. Per riuscire, per diciamo costruire un intervento, insomma, già sarà una serie, sarà un po' un bombardamento di progetti. Per non esagerare, per non fare diciamo, una specie di elenco sconfinato di attività, avevamo concordato con Emanuele De Donno di concentrare questa presentazione sugli ultimi anni di attività del museo, che vanno diciamo dal 2017-2018 ad oggi, e soprattutto sulla formazione della collezione. La collezione, sapete, è il cuore di qualsiasi museo, che sia di archeologia o di arazzi o di arte contemporanea. Ecco, allora cercherò di farvi vedere le operazioni che negli ultimi anni abbiamo realizzato come museo e che hanno in qualche modo lasciato una traccia nella collezione permanente del museo. Spero, e sarebbe un po' l'intenzione, che in questa panoramica si capisca anche che cosa sta diventando, come si sta evolvendo la fotografia contemporanea. Quindi attraverso diversi progetti, diversi autori, anche se saranno toccati diciamo un po' rapidamente, io spero che ci sia anche una
diciamo, panoramica degli ultimi 20-30 anni di fotografia italiana. L'intervento penso che durerà una mezz'oretta, se poi c'è un po' di tempo per approfondire alcune cose e per alcune domande, io sono ovviamente molto a disposizione. Allora, cominciamo. Allora, il museo di fotografia nasce a Cinisello Balsamo. Ora, Cinisello Balsamo è una città di 75.000 abitanti, quindi è una città importante, che però nell'area metropolitana milanese, che ha quasi 5 milioni di abitanti, è considerata una sorta di periferia. E anche, diciamo, nella stigmatizzazione che a volte succede dei quartieri e delle aree periferiche, è stata considerata a lungo una specie di periferia malfamata. Ora, il fatto che nel 2004 nasca un museo in un'area periferica di una grande città è un caso assolutamente unico in Italia. Sapete che abbiamo musei importanti che stanno nei centri delle città, sappiamo anche che l'Italia è un paese dalle 100 città e quindi ci sono istituzioni culturali anche importanti in centri, diciamo, capoluoghi di provincia o centri di provincia, ma la periferia di un'area metropolitana è un caso davvero, davvero unico. Il museo ha sede, e poi vedremo che questo ha anche un impatto sulle attività del museo. Il museo ha sede in un complesso architettonico importante, una villa di edilizia del 600, Villa d'Irlanda, che si trova all'interno di un parco storico. Il giardino di Villa d'Irlanda è stato uno dei primissimi giardini all'italiana trasformati in parco all'inglese dal conte Ercole Silva agli inizi del Settecento. Quindi in quest'area metropolitana complicata, sofferta, in questa periferia, esiste una sorta di piccola oasi che è Villa d'Irlanda e il suo parco. Il museo viene aperto con una governance, anche questa abbastanza particolare, un po', diciamo, squilibrata, cioè due enti non omogenei, il comune di Cinisello Balsamo e la provincia di Milano, decidono di buttarsi in questa avventura di, appunto, aprire un museo a Cinisello Balsamo. Nel 2014 la storia del museo è complessa, come molte istituzioni culturali in questo paese. Sapete che ci ricordiamo che nel 2007-2008, in seguito alla crisi economica dei mutui, sono di molto cambiate le condizioni economiche degli enti locali. Nel 2014 le province sono state soppresse, sono diventate città metropolitane, ma hanno perso le funzioni alla cultura. Insomma, il museo ha avuto delle vicende complesse che richiederebbe tanto tempo discutere, ma nel 2016, in una sorta di piano di salvataggio, Triennale Milano, quindi una grande istituzione culturale, è entrata nella governance del museo. Nel 2016 la direttrice, colei che l'aveva fondato e ideato, Roberta Valtorta, non è stata rinnovata, quindi dal 2016 il museo non ha un direttore scientifico. Questo è l'ingresso di Villa d'Irlanda. La relazione col Triennale è terminata nel 2020, ad oggi i soci fondatori rimangono la ex provincia di Milano, il comune Cinisello Balsamo, e il Ministero della Cultura supporta, diciamo, le attività del museo senza entrare direttamente nella fondazione. Quindi è una istituzione molto particolare, in un'area complessa, e anche con una governance abbastanza fragile. Contemporaneamente, appunto, in 20 anni il museo ha prodotto una grandissima attività che mi sento di dire davvero unica anche a livello internazionale. E questo è l'ingresso. Ora, molto velocemente, perché altrimenti anche questa sarebbe, diciamo, una lezione di qualche ora. Il patrimonio si è formato negli anni di costruzione del museo e poi da quando il museo è aperto, si è formato in modi diversi, acquisizioni, donazioni, depositi da parte di altri enti, e conta ad oggi circa 2 milioni di immagini,
suddivise in 42 fondi fotografici che contengono le opere di oltre 1000 autori italiani e stranieri. Opere e appunto 2 milioni di immagini, potete figurarvi che c'è una grandezza che contiene molte cose, insomma, 2 milioni di immagini significa sia pezzi di archivio, quindi negativi, provini a contatto, quindi cose molto piccole, sia appunto, come vedete in queste immagini, opere invece contemporanee molto grandi, quindi è chiaro che è una cifra complessiva che dà l'idea della vastità e della ricchezza del patrimonio. Appunto, come dicevo, il patrimonio si è venuto formando in modi abbastanza disomogenei, per cui alcune opere sono di proprietà del museo, altre hanno, diciamo, ragioni giuridiche anche differenti. Il museo adesso, questo è proprio uno specifico della fotografia, appunto i materiali sono trattati a norma, materiali, armadi, cassettiere, e negli anni un lavoro di capillare, di catalogazione e di digitalizzazione è arrivato a mettere a disposizione del pubblico online, se avete voglia anche per gioco di farvi delle ricerche, di mettere online quasi 60.000 immagini, che quindi sono consultabili con tutta la schedatura relativa sul motore di ricerca del museo. Un'altra, il sito è un focus search, ve lo posso poi lasciare. Una diversa modalità di fruizione dell'immagine, quella che abbiamo recentemente con il PNRR attivato all'interno del museo, ed è un'interfaccia digitale che consente di navigare in modo totalmente interattivo e molto, anche molto spettacolare, molto intuitivo, circa 20.000 immagini. Quindi è un modo per restituire al pubblico l'enorme, diciamo, vastità di un patrimonio che altrimenti sarebbe molto difficile da vedere e da fruire. Parallelamente alle collezioni fotografiche c'è una collezione libraria, su cui vado velocemente, non perché sia meno importante, che conserva ad oggi oltre 20.000 libri solo di fotografia specializzati, sia fotolibri sia libri di teoria, di filosofia sulla fotografia, ed è una delle biblioteche più importanti in Europa, per cui nuovamente è a disposizione del pubblico, di curiosi, ma anche di ricercatori, tesisti, dottorandi e diciamo ricercatori che da tutta Europa vengono a fare ricerche in biblioteca. Ecco, questo, diciamo, è il patrimonio del museo, una piccola, se vogliamo, carta d'identità. Io lavoro da 20 anni al Museo di Fotografia, dal 2001, più di 20 anni, prima come catalogatore di alcune collezioni legate all'architettura e al paesaggio, poi come curatore e come, diciamo, responsabile dei progetti di arte partecipata. Dal 2016, appunto da quando il museo non ha più una figura ufficiale di direttore artistico, io mi occupo della programmazione, diciamo, insieme alla direzione generale. Quindi negli ultimi anni una buona parte dei progetti che vedremo adesso sono stati ideati o seguiti o organizzati da me, anche se cerchiamo di impostare il lavoro in modo sempre molto, molto collettivo. Allora, questo è quello che vi accennavo all'inizio, il tentativo di presentarvi alcuni dei progetti più recenti che ruotano intorno alla collezione, cioè hanno incrementato il patrimonio di cui parlavamo un attimo fa, e con modalità diverse. Modalità diverse che da un lato ci aiutano anche a dare una carta d'identità del museo, dall'altro ci aiutano forse a capire cosa sta diventando, cosa è diventata la fotografia negli ultimi 20 anni. Sarà un po' una carrellata di progetti, io vado avanti abbastanza veloce, ma non mi offendo assolutamente se qualche volta qualcuno mi ferma o mi fa delle domande, perché sono, diciamo, dei piccoli momenti singoli. E penso che alcuni di questi autori saranno conosciuti, io non vorrei poi dare per scontate delle cose, per cui anche qui se a volte qualcosa non si capisce, insomma, potete tranquillamente chiedermelo. Iniziamo con, diciamo, quello che è
la modalità più, se vogliamo, più evidente, più tradizionale di far conoscere delle collezioni e di lavorare sul patrimonio, ossia quella di creare delle mostre. E ci sono in questa presentazione, che non è in ordine cronologico, è un po' fluida, ci sono diciamo 4-5 mostre importanti. La prima è questa, Le mie città, è una mostra che abbiamo presentato alla Triennale di Milano nell'autunno scorso ed è dedicata a Gabriele Basilico. Gabriele Basilico è uno dei grandi maestri della fotografia italiana, ha molto lavorato con il museo, tanto che abbiamo in collezione 1150 stampe di Gabriele Basilico, che vanno dai primissimi lavori di quando era studente di architettura, quindi nei primi anni 70, fino al 2010. È anche per questo che abbiamo collaborato con Triennale per realizzare questa mostra. La mostra è stata curata da me e da Giovanna Caldenzi. La mostra su Milano presentava tutta l'opera di Gabriele Basilico su Milano, quindi per certi versi era molto specifica, ma per altri era molto completa, perché è chiaro che Gabriele Basilico, a differenza di quello che ha fatto nelle altre città del mondo, ha lavorato su Milano per tutta la vita. Ha cominciato negli anni 70 e Milano è stata la città in cui lui si è sempre misurato. E raccontava Gabriele che a un certo punto, quando ormai era un fotografo famoso a livello internazionale, Milano era per lui come un porto, come un porto. Era la città in cui tornava dopo aver fatto i vari viaggi. E molto bello, lui racconta che a un certo punto, quando tornava dai viaggi, vedeva in Milano le altre città del mondo, ma quando poi andava a fotografare vedeva Milano nelle altre città del mondo. Quindi insomma è stata una mostra molto completa che presentava tutte le sue serie su Milano, 13 serie. Di queste 13 serie, ad esempio quella che vedete sullo sfondo in questa fotografia, è una committenza che il Museo di Fotografia ha proposto a Gabriele Basilico nel 1999. Quindi insomma di queste 13 serie, 4 fanno parte delle collezioni del Museo di Fotografia. Quindi sono stato un prestito che ha fortemente contribuito a questa mostra. La mostra è una mostra molto molto asciutta, forse l'avete vista, con un allestimento estremamente essenziale, anche molto, diciamo, analitica, appunto divideva il lavoro di Basilico in singoli momenti che venivano approfonditi, e questo che vedete nelle immagini qui dietro è, per una sorta di equilibrio, diciamo, è invece un video molto affettuoso, un video inedito in cui venivano presentate diverse spezzoni dagli anni 80 in poi, in cui si sentiva la voce e anche il volto del fotografo. È stata una mostra fantastica, devo dire, per me è stato molto bello farla, ma ha anche avuto un grande successo e diciamo ha un po' dimostrato, se ce ne fosse bisogno, a 10 anni dalla morte, che a Milano soprattutto, ma credo che questa cosa valga abbastanza in tutta Italia, Gabriele Basilico era una figura che superava, diciamo, il ruolo del fotografo, dell'artista. Gabriele Basilico era davvero un personaggio molto amato della scena culturale milanese e i 3 mesi di mostra hanno proprio dimostrato una sorta di grande abbraccio della città a un maestro come Basilico. Questa è un'altra mostra. Quando dico mostre vuol dire opere che escono dalla collezione e vanno direttamente sulle pareti espositive, quindi senza, diciamo, altri lavori di produzione o di interazione. Qui siamo a un'altra operazione importante che è stata realizzata nell'estate scorsa alle Scuderie del Quirinale insieme a Fondazione Alinari, quindi diciamo due importanti istituzioni italiane. Fondazione Alinari è da pochissimo diventata pubblica, forse lo sapete, è stata era, diciamo, un ente privato che è stato acquisito dalla Regione Toscana. Quindi due istituzioni pubbliche italiane hanno unito le proprie forze in una grande mostra sul paesaggio. Fondazione Alinari dal 1839, quindi proprio dalla nascita della fotografia fino agli anni 50, il Museo di Fotografia Contemporanea dagli anni 50 in poi. Diciamo che le nostre collezioni sono molto complementari. È stata una mostra anche questa molto bella, molto importante. Nelle prime, qui vedete alcune fotografie
di viaggio in Italia, il museo ha in collezione le stampe originali del progetto di Luigi Virri, quelle che sono state messe in mostra nel 1984 a Bari, e diciamo che nelle 5 sale delle Scuderie del Quirinale, mano a mano, abbiamo presentato l'evoluzione della fotografia di paesaggio dagli anni 50, quindi dal reportage, la fotografia narrativa, quando il paesaggio era lo sfondo di quello che succedeva nella fotografia, poi le ricerche concettuali degli anni 70, poi appunto l'episodio di Viaggio in Italia che ha un po' cambiato la modalità di guardare al paesaggio nel nostro paese, arrivando fino, lo vedete in quest'ultima immagine, arrivando fino alle produzioni estremamente recenti, 2022, dei giovani fotografi che nel frattempo abbiamo acquisito in collezione. Il tema del paesaggio intanto è un tema universale, diciamo, della pittura, dell'arte e quindi anche della fotografia. È particolarmente importante in Italia perché penso che sappiate che dagli anni 80 in poi la fotografia di ricerca in Italia ha molto molto lavorato sul paesaggio, appunto con Gabriele Basilico, Guido Guidi, Luigi Ghirri, Olivo Barbieri, insomma quelli che sono poi diventati i fotografi famosi in Europa. E insomma questo filo rosso del paesaggio arriva, come vedremo anche dopo nella presentazione, fino alle ultimissime generazioni. Parallelamente a questa call, scusate, a questa mostra, L'Italia è un desiderio, era il titolo, ed era curata, diciamo, sia da Fondazione Linari che da noi, è stato un lavoro, diciamo, di gruppo, e qua c'è il libro, peraltro. Parallelamente alla mostra, L'Italia è un desiderio, abbiamo avuto un'opportunità straordinaria, grazie a un sostegno del Ministero, di promuovere una call per giovani, sempre sul tema del paesaggio. Ora, questo aspetto della call è un aspetto secondo me molto importante, abbastanza nuovo per noi, nel senso che dal 2016-2017 abbiamo pensato che fosse importante dare un segnale di apertura del museo e delle istituzioni in generale. Abbiamo cercato di riposizionare il museo come uno dei luoghi centrali nella produzione italiana sulla fotografia, quindi cercando di aprire il più possibile, anche simbolicamente, l'istituzione a tutti. E dal 2016 abbiamo proposto diverse call che hanno coinvolto ormai più di 1500 giovani fotografi e artisti nel giro di 7-8 anni. In questo caso specifico la call si chiamava L'Italia è un desiderio e abbiamo avuto la possibilità di acquisire i lavori di 10 giovani autori italiani che lavorano sul paesaggio, indagano la fotografia in modi molto diversi e spesso non vengono nemmeno dal mondo della fotografia. Uno dei grandi, delle grandi questioni oggi, soprattutto per chi lavora nelle accademie, nei master con i giovani, è capire quali sono i confini della fotografia. E nella produzione degli artisti più giovani ci accorgiamo che molto spesso questi confini quasi non esistono. La performance, il video, la scultura, la fotografia, il digitale, l'analogico. Cioè è molto interessante come oggi molte delle categorie a cui eravamo abituati a pensare ancora 10-15 anni fa si stanno davvero neanche sbriciolando, si stanno fondendo in modo molto interessante. Questa mostra, appunto, dei giovanissimi fotografi, sarà presentata al museo nell'autunno prossimo. Quindi diciamo che la riflessione più attuale sul paesaggio italiano sarà l'oggetto della mostra di novembre. E questo avviene parallelamente al 40° anniversario della mostra Viaggio in Italia, appunto, proposta da Ghirri. Ci è sembrato interessante lavorare sul paesaggio con un riferimento ideale a Viaggio in Italia e al progetto di Ghirri, ma lavorando con dei giovani. Ve li faccio vedere velocemente, perché appunto poi i lavori sono tanti. Luca Boffi, ad esempio, realizza un progetto utilizzando delle webcam per un anno e mezzo tra l'Emilia e il Veneto, su un pioppeto. Mattia Balsamini
fa un lavoro molto interessante sul Veneto, sull'Italia, sui talenti che se ne devono andare via dall'Italia e che hanno un legame di amore e odio col proprio territorio e ad esempio realizza delle immagini molto belle, molto potenti, una sorta di sindone, mettendo della carta fotografica contro allo schermo del computer durante delle chat. Quindi due cose apparentemente lontanissime, la tecnologia più attuale e una invece tecnica antichissima della fotografia vengono utilizzate insieme. Questo è un lavoro molto classico, molto poetico, che ricorda, se vogliamo, anche la torre del tuffatore di memoria classica di Calori e Maillard. Andrea Camiolo fa un lavoro con l'intelligenza artificiale, discutendo come se fossero, diciamo, delle verifiche di Mulas fatte oggi sul paesaggio, discutendo che cos'è paesaggio. Marina Caneve fa un progetto collettivo in Friuli con una fotografia documentaria classica, molto ben fatta. Federico Clavarino, che è uno dei nomi forse più interessanti oggi nella ricerca artistica per la fotografia, produce un lavoro molto visivo, molto percettivo su Milano. Tommaso Clavarino, un altro lavoro di quella che è oggi la fotografia documentaria, fatta di tracce, di indizi, che non racconta più niente ma ci lascia immaginare delle suggestioni. Nicoletta Grillo fa un lavoro performativo che va addirittura a toccare il tema dell'inquinamento ambientale, dell'industria, del lavoro. Jacopo Rinaldi realizza un video molto potente usando dei droni che interferiscono con le onde elettromagnetiche di questa centrale al campo dei fiori. E infine, queste immagini di Caterina Scianta sono una sorta di ricostruzione di tipo archeologico che viene fatta della Madonna della Bruna, la famosa festa della Madonna della Bruna a Matera, che prevede la distruzione dei carri. Questi carri vengono ricostruiti appunto come un archeologo del futuro, usando le fotografie fatte dai cellulari delle persone che assistono alla festa. Quindi va a toccare temi come ovviamente la turisticizzazione, come la overproduzione di immagini che abbiamo nei telefoni, ma tutto questo si misura con anche un'idea di tradizione, di cultura materiale. Quindi insomma sono dei lavori che vedono il paesaggio in un modo molto diverso da come, diciamo, la tradizione classica della fotografia italiana ce l'ha raccontato. In questo caso, grazie a un bando Italian Council, avevamo potuto acquisire nelle collezioni un artista importante in Italia a livello internazionale come Armin Linke. Quindi queste sono opere che dal 2020 abbiamo in collezione, che riguardano, se vogliamo, le dinamiche tecnologiche, tecnocratiche e di accumulazione di sapere, potere, denaro in tutto il mondo. Quindi un lavoro molto complesso, di carattere scientifico. E questo lavoro di Armin Link è stato esposto, quindi torna il dispositivo della mostra, è stato esposto in Albania al Museo Marubi di Skutari, che peraltro è un posto molto bello, poi se volete vi racconto. Un altro filone di ricerca, qui siamo nel 2021, un altro filone di ricerca, e torniamo un attimo alla nascita del museo, è quello legato alla partecipazione, ossia un'istituzione nasce nel 2004 in un'area metropolitana complicata, con un pubblico che non si aspettava di avere un museo, se vogliamo, di livello nazionale dedicato alla fotografia, con un pubblico non esattamente abituato ad andare a vedere le mostre di fotografia e di arte contemporanea. E quindi fin dall'inizio, fin dalla nascita del museo, abbiamo ideato dei progetti in cui la fotografia viene usata in un altro aspetto che è molto interessante e credo molto che rimane molto attuale, ossia come strumento per creare delle relazioni. Quindi non sono artisti che cercano di produrre delle belle immagini, o diciamo non solo. Il punto centrale non è la composizione, non è la qualità estetica delle immagini, ma è la relazione che queste immagini ci consentono di attivare. Tutto sommato, se ci pensiamo, è anche la grossa funzione che la fotografia ha nei social network e nella sua circolazione maggiore. Quindi il fatto che negli anni 2000 si sviluppino progetti di partecipazione usando la fotografia
diciamo, fa anche parte di una abitudine tecnologica che nel frattempo abbiamo maturato. Il museo ha una storia unica in Italia. Sapete forse che recentemente l'ICOM, l'International Council of Museums, dopo grandi discussioni, ha scritto che tra le funzioni di un museo c'è anche quello di essere un luogo di coesione sociale del proprio territorio. Quindi i musei non possono semplicemente occuparsi dei destini delle nazioni, delle grandi opere, ma devono diventare un punto d'incontro per le comunità che stanno intorno al museo. Ecco, il museo di fotografia, fin dal 2000, quando nessuno neanche lontanamente si immaginava in Italia quest'idea, ha cominciato a produrre dei progetti con le persone. In questo caso, una bravissima fotografa, come Arianna Arcara, ha realizzato questo progetto che si chiama Carte de Visite. Lei ha fatto, se vogliamo, uno, due, tre passi indietro a livello artistico, ha aperto uno studio fotografico semplicissimo, come quelli di paese, in un quartiere estremamente multietnico. Questo studio realizzava delle fotografie per chi ne aveva bisogno, gratis. Quindi la fotografia tornava ai suoi usi proprio primordiali, il ritratto innanzitutto, e il ritratto che andava a finire nelle carte d'identità, nei documenti, nei permessi di soggiorno. Questo stratagemma, molto semplice, ha fatto sì che per 4 mesi questo studio sia diventato uno dei luoghi, l'unico luogo frequentato di discussione del quartiere. È stata un'esperienza molto bella, sono stati realizzati diverse migliaia di ritratti, appunto i ritratti sono usati nei modi più diversi, ad esempio i ritratti, la fotografia bella, elegante da mandare nei paesi di origine per le famiglie che rimangono nei paesi di origine, no? Come si è sempre fatto anche, voglio dire, nell'Italia degli anni, fino agli anni 60. Oppure appunto funzioni d'uso direttamente utili. Molti dei protagonisti non hanno lasciato per ovvie ragioni la liberatoria, quindi non si sono tenute le fotografie, ma diciamo il patto non era che loro dovessero in qualche modo darci qualcosa in cambio. È interessante perché, vedete, in mostra l'artista ha poi scelto di tenere anche queste persone che non hanno dato la liberatoria, e addirittura questa scelta, diciamo, pratica è diventata anche un elemento di linguaggio. Quindi queste immagini, molto, se vogliamo, anche molto interessanti, molto seducenti, con questo piccolo sfumatino, sono poi diventate a tutti gli effetti parte del lavoro. E, insomma, è stato un lavoro molto bello, molto appassionante. Vedete dietro, in questa immagine gialla, la mostra, quindi questo progetto è poi stato una mostra, e 100 di queste immagini sono oggi nella collezione del museo. Quindi nuovamente la collezione si arricchisce di progetti anche molto diversi. Qui siamo ancora, mi spiace che non ci sia Emanuele De Donno, qui siamo ancora nell'ambito della fotografia partecipata con un artista molto bravo, Claudio Beorchia. Abbiamo realizzato un progetto che ha coinvolto in questo caso gli abitanti di tutta la Lombardia, un progetto un po' folle, ci vorrebbe molto tempo anche solo a raccontarlo. Cosa ha chiesto l'artista? Ha chiesto alle persone di fare delle fotografie a quello che i santi, quindi gli affreschi, le edicole, la figura delle azioni sacre, vedono. Cioè di andare in giro, cercare le edicole, cercare dipinti, cercare queste presenze, ma invece che fotografare i santi, fotografare quello che i santi vedono. Questo è il risultato del lavoro, è quindi nuovamente una meditazione sul paesaggio di cui parlavamo prima, ma chiaramente è un paesaggio che si porta anche dietro un sacco di domande. Cosa hanno a che fare col tempo, no? Da quanto questa figura vede queste cose? Come cambia il paesaggio? Chi sono queste rappresentazioni? Sono metafisici? Esistono? Non esistono? Insomma, si porta dietro. Sono culturali, quindi è un progetto che mette nelle mani delle persone, dei cittadini, in modo molto semplice, perché queste foto sono fatte col telefono cellulare, con un GPS. 10 anni fa non sarebbe stato possibile fare un progetto come questo. Mette nelle mani dei cittadini delle riflessioni molto sottili e molto profonde sul paesaggio.
Anche in questo caso la mostra è stata, diciamo, un'esperienza splendida. Hanno partecipato, abbiamo raccolto 2.900 immagini, quindi un database pazzesco, da parte di circa 500 persone. Le opere che avete visto sono entrate in collezione, quindi nuovamente 99 opere molto preziose. Vedete che quello è un passepartout tradizionale, cornice, vetro, passepartout, ma i passepartout sono sagomati con la stessa forma che hanno i dipinti o le edicole, quindi i passepartout diventano delle finestre da cui il santo, oppure qualcuno, insomma, a seconda di quello che uno creda, si affaccia per guardare il paesaggio. E questo appunto è un libro molto fortunato che ha girato l'Europa e che raccoglie l'intero progetto che abbiamo appunto realizzato con un lavoro pazzesco, se si può dire, insieme appunto a Emanuele De Donno, edito da Via Industrie, ed è stata davvero un'avventura molto, molto appassionante. Torniamo alle collezioni, torniamo alle open call. Adesso vado un po' veloce su dei lavori che magari non si conoscono, ma ci danno anche l'idea della freschezza, no? dell'articolazione della fotografia. In questo caso, nel 2017, abbiamo fatto una call nuovamente. Questa call però era per la produzione di progetti, quindi gli artisti hanno partecipato e hanno avuto il budget per realizzare dei progetti e produrre dei lavori che oggi sono in collezione. Questi artisti sono Saverio Cantoni e Viola Castellano, che hanno lavorato sulla, diciamo, quella che allora epoca era l'intelligenza artificiale e la tecnologia. Francesca Cirilli, che ha vissuto per molte notti in case prese in affitto con Airbnb nella sua città, quindi riflettendo su questa idea di scambiare le case, entrare nel privato delle persone. Dario Bosio ha fatto un lavoro sulle coabitazioni. Rachele Maestrello, un bellissimo progetto sulla parte dell'Appennino tosco-romagnolo, Pennabilli, progetto molto sognante, con delle immagini di fiction. Vedete che anche i linguaggi stanno cambiando, no? Tommaso Mori ha fatto un lavoro partecipato insieme a me in un quartiere a Modena, R Nord, facendo poi delle cianotipie insieme agli abitanti. E Flavio Moriniello ha fatto un lavoro che oggi sarebbe già molto diverso, recuperando con dei software da Instagram 10.000 immagini su alcune parole chiave. Quindi cercando già di fare un lavoro, cercando di capire, grazie all'intelligenza artificiale, che cosa c'è su Instagram, su quantitativi di immagini che ovviamente per la mente umana non sono gestibili. Non so, non ci ho mai provato, ma non so se io guardassi 10.000 immagini quanto tempo ci metterei, soprattutto se riuscissi a avere una vaga idea di cosa c'è dentro. E poi un lavoro invece più tradizionale, documentario, fatto da Marco Passo e Gloria Guglielmi. Ecco, in questo caso i lavori sono stati in mostra, in una mostra molto bella presso la Triennale di Milano, e sono poi appunto entrati in collezione. Alcuni di questi, ad esempio, erano in mostra al Quirinale a Roma. E vedete, questa è l'installazione composta da 200 cianotipie di Tommaso Mori. Insomma, sono lavori che adesso stanno ovviamente girando come collezioni del museo. C'è un discorso, se vogliamo, leggermente diverso. Abbiamo sempre selezionato 10 giovanissimi artisti tramite call, ma lavorando insieme alla Direzione per la Creatività Contemporanea, in questo caso abbiamo sviluppato un lavoro più di taglio, se vogliamo, professionale. Quindi, mentre i progetti che avete visto prima sono di ricerca estremamente libera, quindi artistica, in questo caso 10 autori italiani si sono misurati con una delle tradizioni importanti della fotografia italiana, che è quella della documentazione del paesaggio. Alcuni di essi sono abbastanza noti, altri sono più giovani: Roberto Boccaccino, Marina Caneve, Davide Cossu, Louis De Bel, Luca Girardini e Marco Zorzanello, che hanno lavorato insieme, Paolo Lindozzi, Allegra Martini, Simone Mezzotti, Flavia Rossi, Alberto Sinigaglia. Quindi in questo caso 10 autori hanno potuto avere un incarico per produrre una documentazione
diciamo, di tipo professionale, una documentazione su un elenco di edifici definito, e questo tipo di documentazione è la stessa, a me piace tornarci, è la stessa che ha dato origine al museo di fotografia. Cioè il progetto Archivio dello Spazio, che era la documentazione dei beni architettonici e ambientali della provincia di Milano, è la prima collezione di 8.000 stampe che ha poi dato vita all'idea di realizzare un museo. Quindi c'è anche una sorta, diciamo, di cortocircuito in questa idea di fotografia come documentazione di qualcos'altro. Sapete, se qualcuno di voi conosce le schede catalografiche, la scheda F per la fotografia, è molto interessante vedere come la fotografia nasce all'interno dei beni culturali molto prima come documentazione delle opere, dei dipinti, delle architetture, che come, diciamo, bene culturale in sé, no? Soltanto nel 2000 che la fotografia diventa di per sé un bene culturale, mentre prima è sempre la documentazione di qualcos'altro. Ecco, questo progetto, ad esempio, è stato un progetto, diciamo, di documentazione che tuttavia ha dato origine a due mostre molto, molto potenti, molto belle, anche un po' folli, se vogliamo, realizzate con Studio Folder. Questa è la mostra che abbiamo presentato in Triennale a Milano, e questa, vedete, c'è una cartina dell'Italia in rilievo su cui si poteva camminare. Questa è la mostra presentata a Roma, Palazzo Altens, anche per dare, è quasi un'installazione più che una mostra, che cercava anche di dare l'idea di quanto l'architettura e il territorio siano intimamente legati, no? Di quanto è un po' assurdo pensare ai capolavori dell'architettura come se fossero delle astronavi lanciate qua e là nel paesaggio. Vado avanti ancora 10 minuti? Cioè, finisco questa veloce corsa. Qui abbiamo a che fare nuovamente con una call. In questo caso l'intenzione era quella di aiutare soprattutto i giovani artisti nel momento più duro della pandemia, marzo-aprile 2020. Avevamo avuto la sensazione che in un momento già difficile per tutti in Italia, gli artisti, che forse sono già figure fragili, normalmente fossero stati davvero un po' abbandonati. E, diciamo, nella ristrettezza di risorse, grazie al Ministero, siamo riusciti a lanciare due call che hanno dato un sostegno a 40 giovani artisti. Quindi in questo caso abbiamo molti più artisti, proprio perché, diciamo, la funzione principale era quella di aiutare gli artisti. Diciamo, la scusa, se possiamo dire così, o la seconda funzione era quella di riflettere in modo visivo sulla pandemia. Questa è una corsa pazzesca, adesso non mi ricordo neanche se li ho messi tutti, ma i lavori sono molto diversi. È interessante nuovamente vedere come si spazia ormai dal paesaggio al ritratto, allo still life, come spesso vengano usati il colore, il bianco e nero, il banco ottico, il digitale. Cioè c'è una grandissima varietà di linguaggi, a volte vengono, vedete, Giacomo Bianco ha usato le webcam della Laguna di Venezia e poi ha sovraimpresso delle immagini invece realizzate da lui. Claudio Petraroli ha fatto un lavoro completamente digitale, completamente su Photoshop. Benedetta Ristori invece una fotografia tradizionalmente documentaria. Insomma, ogni lavoro richiederebbe un pezzettino di spiegazione, diventa difficile, ma è molto interessante come davvero vengono intrecciati, ecco, i linguaggi oggi nelle generazioni più giovani. Questo progetto nuovamente ha dato vita a opere che sono nelle collezioni, quindi oggi chiunque le può consultare. È stato fatto un libro, tra l'altro premiato a Paris Photo, pur essendo un libro fatto dal Ministero, con la prefazione del Ministro. Quindi anche, diciamo, c'è sempre questo tentativo di realizzare dei progetti che sono istituzionali, ma anche, se vogliamo, freschi, molto contemporanei. E questa è la mostra che è stata realizzata in Triennale soltanto con videoproiezioni e in modo molto immersivo dallo studio Dot. Quindi sto cercando sempre anche una buona qualità dei progetti espositivi. Torniamo alle acquisizioni, diciamo l'acquisto di opere.
Questo è un progetto di cui stiamo finendo adesso il libro, con un paio d'anni di ritardo, che ha coinvolto una generazione di mezzo del paesaggio italiano. Se vogliamo, è la generazione che non ha mai partecipato alle committenze degli anni 2000 perché erano troppo giovani all'epoca e adesso sono troppo anziani per partecipare alle call under 35 e under 40. È una generazione, coloro che hanno adesso tra i 45 e i 55 anni, che un po' per scherzo diciamo che sono stati lasciati un po' a piedi dalle istituzioni. Ecco, in questo caso abbiamo scelto di fare un'acquisizione di opere proprio per colmare un vuoto generazionale che era presente nelle collezioni. Sono stati selezionati purtroppo soltanto 6 artisti, abbiamo acquisito delle serie complete molto belle, alcuni forse li conoscete, Andrea Botto, che realizza questo lavoro sul paesaggio, sulla distruzione del paesaggio da parte dell'essere umano, Claudio Gobbi, che ha questo lavoro d'archivio, lui è stato uno dei primi in Italia a usare le immagini d'archivio all'interno della pratica documentaria, Stefano Graziani, che ha un lavoro apparentemente tradizionale sul documento, in realtà scombinando completamente le categorie, quindi mettendo in discussione proprio la funzione documentaria della fotografia, Giovanni Anninen, che ha mappato la città di Milano pre-Expo, quindi in un momento di grande trasformazione economica, Sabrina Aragucci, che lavora con la scrittura, queste immagini fanno parte di un libro, un romanzo realizzato dal suo compagno Giorgio Falco, quindi è un tentativo di incrocio tra la parte visuale e quella testuale, e poi Filippo Romano, che ha indagato per molti anni la statale 106 in Calabria come metafora, una delle metafore della storia dell'Italia. Nuovamente queste opere sono state prima acquisite, poi sono andate in mostra e ora fanno parte delle collezioni, sono delle opere molto belle, molto, molto preziose. Tra le acquisizioni ci sono alcuni autori che sono entrati in modi diversi come pura acquisizione, spesso sono nomi, adesso vi ho messo alcuni esempi molto molto noti che non erano presenti in collezione, Massimo Vitali con un'opera molto importante, abbiamo adesso in mostra al museo che riuscisse a venire 5 opere della serie Photomatic d'Italia che sappiamo è uno dei momenti fondamentali della storia non solo della fotografia, dell'arte italiana. Il lavoro di Franco Vaccari, questo è il lavoro immediatamente seguente a quello della Biennale di Venezia del 72. E abbiamo ad esempio acquisito delle opere di Lisetta Carmi, la serie sui travestiti in bianco e nero l'avevamo già in collezione, abbiamo acquistato alcune immagini nuove della serie a colori. E poi un lavoro di Jacopo Benassi che si è richiamato esplicitamente ai travestiti di Lisetta Carmi. Anche questi sono pezzettini, autori o momenti che ci sembrava mancassero nella collezione e che lentamente stiamo andando a cercare di colmare. Queste sono le ultime cose che vi faccio vedere. Sempre nelle acquisizioni, fa parte delle acquisizioni, questo lavoro di Moira Ricci. Abbiamo prodotto una serie completamente nuova di 50 opere. Questo è un lavoro famoso in cui Moira Ricci, l'artista, si inserisce nelle fotografie di famiglia. Un lavoro iniziato dopo la scomparsa, dopo la morte di sua mamma. Moira ha iniziato a inserirsi con Photoshop all'interno delle fotografie di famiglia. Quindi la persona che vedete in questo caso, quella che guarda da dietro, è l'artista che si rifotografa, si veste e si pettina in modo coerente con la fotografia e poi si inserisce nella fotografia sempre con questo sguardo verso sua mamma, che è uno sguardo contemporaneamente di affetto, come di prendersi cura della mamma che è scomparsa, ma è anche uno sguardo, se vogliamo, di rimprovero come ad essere stata abbandonata. Quindi un lavoro molto intenso, molto, molto vero, molto sensibile, ma anche dal punto di vista del linguaggio fotografico. Questo è un lavoro che inizia nel 2005 ed è uno dei primissimi lavori in cui l'uso di Photoshop non è né nascosto, come
avveniva in quegli anni, ma non è nemmeno l'uso super spettacolare delle immagini photoshoppate per diventare sensazionali. È un lavoro in cui l'uso consapevole del digitale produce però un'esperienza estetica invece totalmente naturale. Quindi lavoro molto interessante anche da quel punto di vista, oltre ad essere profondamente toccante. E queste sono alcune delle immagini. C'è una dimensione anche molto performativa nel modo in cui lei si veste, si fotografa. Alcune cose riguarda, forse ricordo addirittura Cindy Sherman come attitudine. E questa mostra è adesso esposta al museo, quindi ve la faccio vedere anche per questo. Chi venisse fino a settembre al museo, oggi ci sono, cioè in questo momento ci sono le stampe di Vaccari, le opere di Vaccari e questa serie bellissima di Moira Ricci, che poi nuovamente tornerà in collezione e sarà disponibile per chi poi la vorrà come prestito. Tra acquisizioni, mostre e produzione c'è il lavoro che abbiamo fatto con Francesco Iodice, un altro artista che in collezione mancava parzialmente perché avevamo fatto un lavoro con lui solo nel 2001, è uno dei grandi autori della fotografia italiana. In questo caso le mostre, abbiamo completato il progetto West sul, diciamo, il rise and fall, la crescita e il declino dell'impero americano, un viaggio visionario di Iodice nell'ovest degli Stati Uniti, è stato esposto, qui vedete, a Toulouse, qui siamo al Museo Archeologico di Napoli, quindi il museo cerca, oltre a presentare le opere nelle proprie delle sedi, cerca di dialogare da sempre con altri luoghi espositivi, altre istituzioni, ovviamente cercando dei progetti che siano pertinenti. L'esperienza al Museo Archeologico di Napoli è stata molto bella, questa sorta di archeologia del futuro del lavoro di Francesco Iodice era in dialogo ideale con i grandi pezzi dell'archeologia classica greca e romana che il Man custodisce. E queste sono solo alcune delle immagini di Francesco Iodice, che gioca molto con l'immaginario dell'America, del Far West, della corsa all'oro e di questo futuro fantastico che attenderebbe l'umanità. E forse ho finito, questo così come ultimo lavoro, perché fa parte dei vent'anni, dei festeggiamenti dei vent'anni del museo, nuovamente Ilaria Turba, è un'artista visiva che mescola linguaggi molto diversi, ma che usa spesso la fotografia, ha realizzato in questo caso con gli abitanti di Cinisello una sorta di lotteria che era anche un omaggio alla storia del museo, un omaggio alla fotografia e anche un filo rosso che, insomma, cercava di raccogliere tutta la storia delle istituzioni. È stata una serata molto bella che ha, diciamo, nuovamente coinvolto tante delle persone che nel corso dei decenni hanno incrociato la storia del museo. E basta. Tardato e per colpa del treno, ma intanto con l'occasione ti saluto, benvenuto. Faccio un po' le parti della postazione. Esatto, della postazione e anche, diciamo, come ruolo istituzionale per conto della fondazione, ma anche del progetto CIAC, perché chiaramente Matteo Balduzzi è stato invitato per avere questo, immagino, io conosco i progetti, quindi già posso immaginare quello che hai esposto. Noi ti abbiamo chiamato anche ci interessava molto un tuo punto di vista anche su come adesso in una situazione anche molto fluida la fotografia interviene sia come oggetto esposto, ma oggetto anche acquisito e conservato in maniera attiva nel museo. Ci interessava sia, diciamo, come fondazione, ma ci interessa anche come progetto artistico contemporaneo attraverso anche l'attività del museo CIAC. Quindi come
come mio diciamo contributo all'invito. Tra l'altro con l'occasione si chiude anche questa nostra iniziativa che riguarda appunto questi sguardi al presente, questi dialoghi al presente sulle attività vive, e con un mezzo tra l'altro che adesso personalmente posso dire, ma forse tu l'hai anticipato, è molto vivo, nel senso che adesso nella ricerca delle nuove museografie contemporanee, i musei cercano comunque di incontrare il dialogo con il pubblico, con un audience che diventa sempre più diciamo vicina, perché piano piano anche i mezzi, diciamo, delle nuove tecnologie dell'immagine avvicinano sempre più il pubblico a una soglia sempre più, diciamo, in qualche maniera interattiva, e quindi la fotografia più che mai è importante anche trattarla in qualche maniera, portarla verso un pubblico, e soprattutto anche capire che cosa avviene quando un curatore come te, che comunque è in parte coinvolto sia nella direzione ma sia sull'attività fuori dal museo, questa è per esempio una cosa che secondo me la trovo unica nella tua attività, che riesce in qualche maniera ad intervenire nella fase conservativa, quindi anche quella più importante, quella di acquisire opere, ma soprattutto nel coinvolgimento di progettualità fino all'estremità del contemporaneo, quindi incontrare l'artista diciamo giovane anche fino a, e questo è stato le cose in cui parte sono stato anche coinvolto, per cui ho conosciuto anche Matteo, anche trattare non solo la fase espositiva progettuale della fotografia, ma anche la fase del publishing, che è una cosa che è rara, devo dire, è molto rara nelle attività dei musei italiani, ahimè dico italiani, perché poi quando appena ci affacciamo appena oltre troviamo invece più produzioni. Ecco. Non so, non posso farti domande perché ho sentito una piccola parte, no, forse la domanda è, siccome so che tu hai fatto una mostra che ha avuto grande successo alla Scuderia del Quirinale sul tema del paesaggio, insieme, se non sbaglio, agli archivi Alinari, una mostra diciamo di grande risonanza, con questo grande catalogo, monster, volevo capire, perché siccome io ti ho sempre ritenuto un curatore, adesso scusa il termine, di nicchia, che cosa vuol dire portarti verso il grande pubblico? Ma allora, se si può dire un po' per scherzo, cioè, diciamo con una certa leggerezza, è vero che, ma allora intanto proviamo a mettere un po' di così di ordine. Credo che l'esperienza del Museo di Fotografia Contemporanea abbia davvero qualcosa di miracoloso. Cioè nell'Italia di oggi, con uno staff di 7 persone, con dei budget che sono sempre incerti e che sono comunque un decimo o un trentesimo delle istituzioni straniere. Una grande parte dei progetti che avete visto sono stati realizzati grazie a sostegno di altri bandi, quindi vuol dire grazie a parte lavoro, ma anche a progettualità, idee. No? È un'idea di istituzione molto diversa dalla parola istituzione, che dovrebbe avere tra i vantaggi quello che almeno ha una certa garanzia di lavoro nel tempo, budget e risorse. No, le istituzioni spesso sono accusate di essere rigide, magari impolverate, magari quello che vogliamo, ma almeno dovrebbero avere questa garanzia di continuità e di risorse. Ecco, nel nostro caso tutto del progetto del Mufoco è, se vogliamo, un po' fuori regola, no? Dalla nascita a Cinisello Balsamo all'aprire nel 2005, quando tutto sommato i musei di fotografia in Europa avevano aperto già da 15 anni. La cultura italiana, lo sappiamo, un po' di sospetto sulla tecnologia l'ha sempre avuto, non so se adesso sta, però quindi anche quello è un po' faticoso. Un museo dedicato a un'arte tecnologica appunto apre in Italia quando ormai all'estero, in Germania, in Austria, in Svizzera, al nord, i musei esistono da 20 anni. Quindi nasce in quel momento è un momento di grande diciamo cambiamento anche economico, no? Politico, finanziario, per cui
una sorta di crisi che non era immaginabile negli anni 90 quando il museo è stato immaginato. E insomma, quindi questa istituzione, forse anche per questo a volte mi viene da pensare, è chiaro che non c'è la controprova, se uno avesse cominciato la propria carriera al Pompidou, non so, magari avrebbe fatto dall'inizio le mostre di Cartes e le mostre di insomma, grandi nomi di Man Ray o di, insomma, dite quello che volete. Ecco, quindi insomma, questa storia è un po' miracolosa e molte delle sperimentazioni che abbiamo fatto, che abbiamo potuto fare, nascono secondo me anche da questa libertà e questa anche questo essere comunque ai margini di un sistema culturale. Dopodiché, crescendo, abbiamo incrociato, no, i sistemi, quelli culturali un po' più consolidati, abbiamo lavorato con Triennale, a volte molto bene, a volte meno, per alcuni anni, e quindi ci siamo sempre mantenuti su questo registro, no? Che vorrei che fosse capace di passare, diciamo, dalla cosa più di nicchia al mainstream con la stessa, così, con la stessa semplicità. E, dopodiché, se questo succede o no, ovviamente non spetta a me dirlo, di sicuro nella mia vita, questo è anche buffo dirlo oggi, ma è vero, nella mia vita succede che di colpo, nel giro di 4 mesi, 5, un anno, mi trovo a curare la mostra di Gabriele Basilico in Triennale, che sono io, studente di architettura, nel Milano degli anni 90, scavalcavo i muri delle fabbriche perché volevo fare le foto alla Gabriele Basilico quando ero un ragazzino. Mi trovo a acquisire delle opere di Franco Vaccari, che è sempre stato il mio riferimento proprio di pensiero, di attitudine nel mondo della fotografia, anche un po' irriverente, no? Tanti dei progetti partecipati che abbiamo realizzato per me si radicano nel lavoro e nel pensiero di Franco Vaccari, di partecipazione e di uso dello spazio pubblico. Quindi mi trovo a acquisire e mettere in mostra delle opere di Franco Vaccari, fare una mostra su Basilico. Non l'ho detto prima, a proposito di libri, non l'ho detto prima, ma l'ho tenuto un po' come così, colpo di teatro. A ottobre ristampiamo Viaggio in Italia, il libro di Ghir, introvabile ormai, che è diventato una sorta di mito. Abbiamo pensato che per il 40° anniversario, invece di produrre altre mostre, altre cose su Viaggio in Italia, fosse un'operazione molto pulita, molto corretta, ma anche molto necessaria, ristampare quel libro che nessuno ormai può più toccare, e è diventato una sorta di araba fenice. E faremo la mostra a Parigi. Quindi a Parigi sarà la mostra di Viaggio in Italia, ripubblichiamo il libro, che quindi potrete comprare a 32-35 euro, se tutto va bene. Il libro è completamente da rifare, perché ovviamente vuol dire ricontattare tutti, insomma, è un'operazione molto complessa per fare un oggetto che poi sarà molto semplice. E quindi a Parigi sarà la mostra in Italia, facciamo il libro se riusciamo e invece presentiamo i 10 giovani autori. Quindi è un modo per fare una riflessione sul paesaggio che mette insieme maestri e giovani senza però volerli a tutti i costi impastare. E, no, e basta. E poi, come altro dettaglio che non riguarda tanto la storia del museo, ho appena finito di scrivere un breve saggio per il prossimo libro di Massimo Vitali, che è uno degli altri riferimenti di quando io da ragazzino iniziavo a studiare fotografia. Quindi insomma succede che nel giro di un anno improvvisamente tutte le cose che sono sempre state un po' lì nella storia della fotografia me le ritrovo senza nemmeno, diciamo, averle cercate più di tanto. Però questo, appunto, se qualcuno fosse stato al museo con la festa di Ilaria Turba 3 mesi fa, questo non, come dire, non va a istituzionalizzare un modo di lavoro con le persone, con i giovani, che invece vorremmo che mantenesse questa così freschezza, insomma, spensieratezza, non so come dire, non sono termini molto museali, per cui tutti quelli che vengono penso che siano inopportuni. Però una certa anche una certa libertà, ecco, di mescolare progetti diversi, di dare letture anche molto diverse. Il libro di Viaggio in Italia sarà una copia alla stampa del libro di Viaggio in Italia, perché nessuno ha la presunzione di andare a modificare quell'oggetto, ma come dicevo prima, alcuni progetti invece editoriali
che pure hanno le prefazioni dei ministri, dei presidenti, hanno invece una grandissima libertà, no? Il libro dei santi che abbiamo fatto insieme. Petrinetta non l'ho accennato perché va un po' in là, ma il primo progetto che abbiamo fatto con Via Industria nel 2014 con Paolo Riolzi, insomma, sono lavori che cercano davvero di mescolare un po' le carte e di vedere la fotografia sotto aspetti anche molto molto diversi. Dopodiché, quando le opere entrano in collezione, sono conservate come si deve, quando vengono prestate ad altri musei, passano dalla sovrintendenza, questo non significa che un museo non abbia le sue funzioni specificatamente da museo. Non so se ci sono domande rispetto al tema evocato. Tanto grazie per di tutto e spero. A futuri progetti. Bene. Sì, allora grazie davvero a tutti e dell'invito, appunto, già ringraziato la Fondazione, ma anche a te personalmente. Ovviamente siete tutti invitati in un clamoroso viaggio Foligno Cinisello Balsamo, probabilmente di solito succede il contrario, e invece si può anche andare per, diciamo, per turismo in una periferia milanese. E, il museo dovrebbe avere nei prossimi anni uno spazio espositivo più ampio. Pian piano questo processo di crescita, pur difficile, fa sì che le cose mettano radici, quindi col Ministero si sta lavorando ad avere una collezione permanente importante e la Mostra Quirinale ha un po' dato la misura anche di quanto può essere bello fisicamente vedere le opere, vederne tante, vederle grandi, vedere quello spazio giusto. Quindi insomma, siete tutti invitati ovviamente al museo e se poi faremo qualcosa insieme qui sarà un bel momento per rivederci. Grazie. Thank you.